37. Partito. Il Parlamento era diventato un grande cortile di legno, dove ai fascisti piaceva sentirsi parlare. Così gli sembrò che la bandiera italiana a poppa del peschereccio che lo portava in Francia cadesse oltre l'orizzonte. Fu l'unico momento in cui pensò di averla perduta. C'era una compagna con lui quel giorno, che tacque per tutto il viaggio, perché era umiliata, era l'Italia. Sbarcò a Marsiglia e da buon soldato si mise in marcia, senza portare armi, era lui stesso un'arma. A Parigi non vendette la sua lotta per un posticino tiepido d'esilio. Per gli interessi dell'Italia suonò tante volte il segnale d'attacco senza sbagliare una nota. Come religione ebbe la sua anima, non aveva che la sua fede per combattere, ma anno dopo anno riuscì a strappare al destino il suo ritorno. Commento. I partiti, le organizzazioni e tutto ciò che divide fanno parte dell'esperienza di chi ha ancora bisogno delle separazioni per vincere o essere vinto. I partiti hanno un significato solo nella relatività di un gruppo di individui che, in una determinata epoca storica, crea, percepisce quelle organizzazioni e le esperienze che da esse scaturiscono. Non è dunque l'individuo che subisce l'epoca storica in cui si incarna, ma è lo stesso individuo, insieme a tutti gli altri che con lui hanno sentire analoghi, che si crea, percepisce quell'epoca. Il grado di evoluzione che è quell'individuo, solo quell'epoca può creare e percepire, perché solo di quegli eventi e non di altri ha bisogno per essere di più.